Have a nice week. Lucetti. Qualche giorno fa ho deciso di mettermici di brutto e finire qualcosa che stavo rinviando da fin troppo tempo. E così mi sono messa lì e ho detto, ok Ceci, in un'ora hai finito tutto. Peccato che 6 ore, 3 pasti e un po' di internet check casuale dopo, mi sono trovata ad essere punto e da capo. Non avevo combinato nulla. E così mi sono chiesta, che diavolo Ceci, non hai fatto nulla in tutto questo tempo? E non ho potuto più ignorare questa forma di dipendenza da cui sono inevitabilmente affetta da fin troppo tempo. Dipendenza da distrazione. Sono dipendente da internet e so di non essere l'unica. Pensa che l'utente medio che possiede uno smartphone, secondo le ricerche, sblocca il suo telefono almeno 120 volte al giorno. Significa più o meno ogni 9 minuti. Ora, non fraintendermi. Adoro la tecnologia. La tecnologia è quello che mi consente di comunicare con voi ogni settimana. La tecnologia è quello che mi consente di lavorare con il mio team ogni singolo giorno. Ed è quello che ha consentito al mio ragazzo di trovarmi dopo che mi ero persa nel buio più pesto in mezzo ai campi di riso di Bali. Ma oltre a darci superpoteri, la tecnologia ci mette in mano una forte responsabilità. E il problema nasce quando utilizziamo questa tecnologia nel modo più irresponsabile, circa 120 volte al giorno, che sono anche il numero di volte in cui perdiamo completamente la presenza da quello che facciamo, con inevitabili effetti negativi sulla nostra produttività, sul nostro lavoro e sulle nostre relazioni. Da quando ho cominciato a rendermi conto di quanto dipendente sono dal mio telefono, ho cercato di ridurre il numero di volte in cui gli do un'occhiata, purtroppo invano, fino a quando l'universo ha deciso di ascoltarmi e ha in qualche modo deciso per me. In una delle ultime settimane a Bali ho perso il mio telefono e il mio computer ha deciso di non accendersi più per circa 7 giorni, lasciandomi nient'altra scelta che non una pausa forzata dalla rete, da internet e dalla tecnologia. E inutile dire che è stata una delle settimane più belle della mia vita. Una settimana in cui sono finalmente riuscita ad apprezzare tutto quello che mi circondava, assaporando ogni singolo istante. E una settimana in cui non mi sono sentita risucchiata dal vortice dell'agenda di qualcun altro. Email, Facebook, WhatsApp, Instagram o qualunque altro canale utilizzi quotidianamente. Tanto che mi sono trovata a pensare, forse Ceci, questa è la vita che vorresti fare ogni singolo giorno. Ma come potrai abbandonarvi tutti? E quindi eccomi qua di nuovo, connessa alla rete, ma con una nuova consapevolezza e una regola in più. E questa regola è che almeno un giorno a settimana non accendo il telefono e non accendo il computer per 24 ore. Di solito scelgo la domenica, è il giorno più semplice per me, e ti invito a fare lo stesso. Scegli una giornata in cui sei completamente disconnesso dalla rete e riesci ad assaporarti ogni singolo momento con la massima presenza. Se decidi di partecipare a questa sfida, scrivi sì nei commenti qui sotto e poi preparati a trascorrere la giornata più bella della tua vita. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce. Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti? Visita lasvoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale.